Buonasera, buonasera a tutti voi che ci state seguendo. Buonasera e ben ritrovati a tutti coloro che ci seguono ogni domenica alle 20:30. Per la replica vi voglio subito ricordare lunedì dalle 20 alle 21, per chi non può in televisione, il nostro sito è www.tennonline.it. Io vi presento subito le due scuole che sono con noi oggi, sono pronti a sfidarsi. È vero che siete pronti? E sono tanti, sono tanti. Vi presento subito la scuola media Misasi di Cosenza. Guardiamo un attimo i cartelloni. Ecco qua la scuola. Io vorrei un attimo leggere dei cartelloni, tirateli su. La scuola costruisce, non demolisce, facciamoli vedere. Siamo forti, siamo tanti, li battiamo tutti quanti. E lì fa anche rima, è da vedere, è da vedere. Allora ragazzi, tirateli giù. Vi presento subito la scuola che Misasi sfiderà. E sto parlando della scuola media statale Domenico Carnovale di San Nicola da Crispa. Bentornati, bentornati perché in un certo senso siete stati con noi anche l'anno scorso. Noi conosciamo bene la professoressa Valente, grazie di essere qui ancora una volta. E mi sembra giusto. Allora, conosciamo il caposquadra. Chi sei? Come ti chiami? Nicola. Nicola, tranquillo, non mi fare scherzi, va bene Nicola? Nicola, guarda che bel primo piano, vuoi salutare qualcuno? No. No, nessuno. Conosciamo la caposquadra della scuola media Misasi di Cosenza? Martina, non credo si sia sentito, fammi sentire. Martina. Ecco, io lo sapevo. Martina, come va? Tutto Sei nervosissima, Martina. Ti vedo lì rigida, Martina tranquilla, va bene? Risposte chiare e limpide, va bene? Nicola, va d'accordo? D'accordo, bene, io direi basta con le chiacchiere e diamo subito il via alla prima manche. Eccoci qua, allora, siamo pronti ragazzi? Allora, in questa prima manche comincerà a scegliere la busta la prima scuola tra le due sorteggiata, quindi in questo caso la Misasi. Nella seconda invece sarà San Nicola da Crista, va bene? D'accordo ragazzi? Vai Martina, la busta A per te, eccola qui. Nicola, C. C, io ti devo sentire però Nicola, va bene? Hai scelto la C. Martina, D. D? Quindi a voi resta la B. Cominciamo subito con la Misasi. Pronti? Quando siete pronti? E quando siete nervosi? E lì rispondono in coro. Allora, vado quindi con la busta A per la Misasi con la prima domanda. Pronti? Qual è la capitale di Liechtenstein? Sì! Ottima partenza! Ragazzi, ottima partenza, perfetto, Martina. Nicola, cominciamo? Il microfono lo puoi lasciare, si sente? Tranquillo, non lo toccare, capito? Sei pronto? Quindi avete scelto la busta C, vado con la prima per voi. Facile. Chi incontra Dante nel girone dei lussuriosi? Virgilio. No! E lì gioiscono, un pochino va bene. Allora, era Paolo e Francesca. Niente di fatto, non era difficile. Ragazzi, ragazzi, ascoltatemi, sfruttate i 30 secondi. Va bene? Dovete darmi la risposta nei 30 secondi. D'accordo? Andiamo avanti. Pronti? Martina, ci sei? Vado con la seconda. Musica. La scala minore in base agli intervalli si può distinguere in...
Sono tre. Forza, consultatevi, fate squadra. Re. Cosa? Ripeti. Ragazzi, era... No. Un attimo, facciamo finire il tempo. Forza. Intensità, durata. No, siamo fuori. Era naturale, armonica e melodica. Niente di fatto. E gioisce San Nicola, mi sembra giusto. Vado con la seconda. Mi raccomando, Nicola, San Nicola, sai com'è? D'accordo? Sì. Che cos'è il peplo? Che cos'è? Il... Guarda, leggi. Peplo. A volte... Che cos'è? Peplo non lo dice mai. Forse lo strumento. No, è un abito femminile. C'è uno che dirige il tifo. Allora, è un abito femminile dell'antica Grecia che le donne mettevano sui fianchi. Niente di fatto, non era facilissima questa, ragazzi. Vado con la prossima, la terza per la Misasi. Pronta Martina? Sorridi un pochino Martina. Dai, ora va molto meglio. Documento del 962 che stabiliva che nessun papa poteva essere consacrato senza il consenso dell'imperatore. Non è difficile. Forza ragazzi. Dai. Tempo Martina. Dine uno. Forza Martina. Martina. Era privilegio di Ottone oppure di Ottaniano. Mannaggia, niente di fatto. Però Monterosso. Perdonatemi, ancora dico Monterosso. San Nicola può. San Nicola può. Pronto? Nicola? Tira sulle spalle in televisione, Nicola, su, su, stiamo dritti. Oh, vado con la terza per voi. Sistema di governo in cui due persone esercitano lo stesso potere con pari dignità. Oligarchia. Giudiziario. In cui due persone esercitano. Si sente tutto, stanno facendo una conversazione. Dai, Nicola, la forza! Oligarchia. Sì. Dai. Oligarchia. Come? Oligarchia. Era diarchia. Mannaggia. E dal greco dis uguale doppio e archè uguale comando. Niente di fatto. Niente di fatto, vado con la prossima busta. Martina, più tranquilla, va bene? Vi giocate la partita, d'accordo? Vado con la quarta per la Misasi. Secondo la leggenda, cosa accadde il 21 aprile dell'anno 753 avanti Cristo? Forza ragazzi. Dai, tempo. Che devo dire? Dilla, di qualcosa Martina. Non l'inviate. No, data della fondazione di Roma. Benvenuti. Mannaggia. Niente ragazzi. Vado con la prossima, avete scelto la busta B. Scelto, questa poi è quella che è rimasta, quindi questa vi tocca. Nicola?
Fai il bravo, eh? Vado con la quarta per voi. Chi ha realizzato, questo è facile, chi ha realizzato il gruppo statuario La Pietà situata nella Basilica di San Pietro in Vaticano? Dai! Silenzio per favore. Michelangelo. Sì! Benissimo, e dovete sapere che La Pietà il 21 maggio 1972 fu danneggiata da un austriaco con vari colpi di martello, ma dico io. Mi dicono che è partito un suggerimento, io non ho sentito nulla, quindi devo essere sincera. Mi pare di no. È partito un suggerimento, ragazzi? No. È della squadra, mi dicono. Allora, ragazzi, andiamo avanti. Noi andiamo a verificare. Che devo fare? Allora, andiamo avanti per il momento, d'accordo? Poi andremo a controllare. Pronti? Siamo pronti? Martina? Fatevi sentire un pochino, mi sa. Basta un niente e si scatena di tutto e di più. Allora, pronta? Vado con la quinta per voi. In geologia, una costa rocciosa con pareti a picco, alte e continue, a strapiombo sul mare, si definisce? Frastagliata. No, no, non credo che la posso accettare. Era falesia. No, non va bene. Non va bene. Dovete sapere che la costa rocciosa più alta si trova alle Hawaii. Alle Hawaii, ragazzi, niente di fatto. Martina, però sfruttalo il tempo. È un peccato, sfruttate i 30 secondi, consultatevi. Perché a volte le risposte... Allora, andiamo avanti. Vediamo un attimo se siamo pronti. Sta succedendo di tutto. Allora, siamo pronti? Sì che siamo pronti. Nicola, ci sei? Allora, Nicola non ci ha capito niente. Va bene, andiamo avanti. Allora, vado con la quinta per San Nicola. Ragazzi, oh, chi emanò il 27 febbraio 380 l'editto di Tessalonica che faceva del cristianesimo la religione di Stato? Chi emanò? Avete 30 secondi di tempo. L'editto di Costantino. Costantino. No, no, no. Era l'imperatore Teodosio e fu firmato dagli imperatori Graziano e Valentiniano II. Niente di fatto, ragazzi, niente di fatto. Andiamo avanti. Pronti? Martina, io ti voglio un pochino più sorridente. Dai, sei più carina. Allora, c'è da fare qualche conticino. Siete pronti? La somma di due segmenti misura 80 centimetri e uno è il triplo dell'altro. Calcola i due segmenti. Forza Martina. Forza Martina, tempo Martina, dai! 140 e 60. No, no, era 20 e 60. Allora,
Io vado con l'ultima domanda della prima manche. Della prima manche. Pronti? Allora, Nicola, mi ascolti? Organuli cellulari in cui ha sede la respirazione cellulare. Forza ragazzi, dai! Dai, Nicola, forza! Branche. Come? Branche. No, no, era mitocondri. Niente di fatto. Niente di fatto, Nicola, non è successo nulla. Tra vedere poi nella seconda manche. Allora, calma un attimo. Come sapete ormai da casa, il pubblico che ci segue, i fedelissimi che ci seguono, noi dedichiamo questo piccolo spazio alla fine della prima manche a delle esibizioni che i ragazzi da scuola ci portano qui in studio. Eccoci qua, e dopo l'esibizione quindi della Misà si risponde l'esibizione di San Nicola da Cristo. Abbiamo Francesco e Luca, giusto, che ci fanno sentire l'inno di Mameli. Prego. Innanzitutto lo vogliamo... Facciamogli un applauso intanto a questi ragazzi. A chi lo volete dedicare? Ai soldati di pace, ai soldati in missione di pace in Iraq. Ok. La squadra avversaria, quindi San Nicola da Crissa, ha abbandonato il gioco. Questo perché è partito un suggerimento, ecco qua i ragazzi non ci sono più, l'abbiamo fatto vedere, è partito un suggerimento. Noi siamo stati ovviamente costretti ad annullare quella risposta anche, cioè esatta, ma per forse perché la sapevano, ma comunque è partito questo suggerimento. Io vorrei far vedere il filmato, se possibile, dalla regia, grazie Luca Chito. Vediamo il filmato, il momento in cui la ragazza, non della squadra ovviamente, ha suggerito. Possiamo farlo vedere? Fai il bravo, eh? Vediamo, ecco qui il filmato in questo momento. Chi ha realizzato? Allora, questa è la squadra. Chi ha realizzato il gruppo statuario La Pietà, situata nella Basilica di San Pietro in Vaticano? Dai. Ecco qui la ragazza che si abbassa.
e lo ha detto al ragazzino con il giubbottino addosso. Quindi non potevamo accettare questa... Michelangelo! Ecco qui, non potevamo quindi accettare questa risposta. Mi dispiace per questa scuola che è andata via, io vorrei fare comunque un applauso a questa scuola. Ha reagito così, noi continuiamo a giocare, ragazzi, naturalmente, poiché la squadra avversaria ha abbandonato, però io farei ancora un applauso a San Nicola da Crista, farei ancora un applauso, ma comunque ha abbandonato il gioco, vince, quindi lasciamo stare anche la grafica, vince questa puntata, la scuola media di San Nicola.